Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video della serie su Uncharted, l'eredità perduta, lo spin-off, lo ripeto sempre. Allora, ci eravamo lasciati qua, capitolo 5. Allora, guardiamo un po' cosa dobbiamo fare. Non sembra reale. Immagina quanto lavoro avrà richiesto, quanti artigiani e ingegneri. Già, la loro opera ha sconfitto il tempo. Loro invece andati. Il loro re avrebbe dovuto proteggere i sudditi invece di costruire un bersaglio di lusso. Speriamo non ci siano rumori fastidiosi come purtroppo sono stati nell'ultimo video. Io mi riferisco ai rumori in sottofondo dipinti da me, ecco, non dal gioco. Allora, guardiamo un po' dove dobbiamo andare. Forse qui sotto, ma chi lo sa, prima di prendere di morire. Che altro, oltre a prendere una bella pignata, via. Ha trovato allora, le scale. Qui ha trovato le scale, quella che ne rimane almeno. Idee su come salire sulla corona? Hai portato l'elicottero? L'ho lasciato a casa. Sfiga, dovremmo arrampicarci. Quindi. Sì, la muori. Dobbiamo andare qua. Vieni. Ok. L1. Pronta? E dobbiamo andare, credo, di là. Vediamo un po'. Ok, buono, buono. Come già dissi a fine episodio precedente, c'è questa nebbiolina, chiamiamola così, che purtroppo non permette di vedere benissimo. Non dà più di tanta noia, però era meglio se non ci fosse, via. Ma nulla, se ne andiamo praticamente, credo. Quindi subito così, dopo poco sono già in difficoltà. No, forse bisogna andare di là. Oh no, no, secondo me no, mi si torna indietro. Che ci sia qualcosa sotto, sopra. Boh. Ok, qui. E via che si sale. Attenzione, di sotto si muore. Non è proprio il caso. Ok. Procediamo di qua, almeno credo. Forse qui sotto. Se salto, muoio. È un bel salto, eventualmente. Però mi sa che qui è dove sarà prima, quindi non credo che dobbiamo andare qui. Dobbiamo andare giù, ma siamo qui. Risiamo punte da capo. Allora ho sbagliato qualcosa. Guardiamo un po'. Ah, ok, di qua. Non l'avevo visto. Andiamo, vai. Ok. Dovremmo esserci. Allora, qui ci dice di usare L1, facciamo così. Ok, attenzione, non lo vedo molto stabile. Ah, meno male. Non è cascato, perlomeno non è crollato. Qua sopra. Ancora. Salta qua. Dai, di qua. Alla fine, se qualcuno si deve trovare in difficoltà, basta un po' guardarsi intorno. Almeno. Allora, a me personalmente è successo questo. Attenzione, bada bozza, Chloe. Comunque, decisamente non è sicura. Ho notato. Pensi di riuscire a tornare quassù? Sì. Vai avanti, vai, ti raggiungo. Salta. Oh. Basta andare di qua, Chloe. Oh, ok. Non capivo come facevo a far rispostare lo sguardo, insomma. Vediamo. Su, vai. Ti aiuto. Sono a posto, ce la faccio. Dove sta? Attenzione. Oh! Questa telecamera, per favore, ok. Credo di qua e vai da una linea, vai. Solo perché hai detto per favore. Non l'ho detto in realtà. Pensavo okay. Che Ganesh fosse il costruttore di un. Ci siamo. Per me. E ne aggiungi altri sul cammino se pensa ti siano utili. È per questo che l'hanno scelto per Alebidù. È anche la divinità del buon auspicio quella che preghi per avere prosperità e successo. Capisco. Bello. Sì, è bello, ok.
Nadine, helpami, no, meno male, vai. È davvero questa l'unica strada? Già. Ah, ovviamente c'è da fare un salto e poi ripremere subito il L1, ok, è andata bene, vai. Fantastico. Spassoso, eh? La cosa più pazzesca che abbia fatto. In senso buono o cattivo? Ti dirò poi. Aspetta, se vado di là muoio? Perché sai. Forti. Non si vedeva molto bene dove si mettono i piedi. Ci sono! Vai alla grande, China. Grazie. Starò meglio quando arriveremo alla corona. Sono sorpresa non si sia ancora visto Asafa, toccando ferro. Ah, è in giro. Dubito che lo vedremo qua su. Perché? Non ha le palle per salire. C'è un punto per salire? Ah sì, basta mandare dall'altra parte. Salta. Ok. Vedi va. Giriamoci intorno come si è fatto prima. Salta via. Vanno di qua nemmeno forse ma se mi lascio cadere muoio probabilmente. Ok, su, tante forze nelle braccia lì. Forse ho visto un punto da cui dovrebbe averci certi muscoli queste donne lì. Addio. Sì, va bene. Grazie, sbrigati a salire, sto scivolando. Di che doveva morire di po', vabbè, però purtroppo nei discorsi sono troppo ripetitivo. Alla fine devo rendere conto che è un gioco, quindi allora che ci sia qualcosa di surreale, diciamo. Bello. Tra l'altro questa, se non erro, dovrebbe essere l'immagine che ho scelto come miniatura per i video. Valeva la pena. Non è toccato però. Già. Dovrebbe essere questa qui. Sì, mi pare proprio questo. Ora. Bella, però la grafica, ragazzi. Su questo non c'è da dire assolutamente niente. Uncharted. Okay. Sia per quanto riguarda questo gioco che per tutti, anche quelli che uscirono per PlayStation 3. Per la console era veramente una grafica spaventosa. Veramente eccezionale. Ora c'ho da capire. Ah ok, come prima. Uno e subito, subito, vai, vai lì, guarda, c'è da salire lì, ciccia, vai, olè. Vai, ok, ci siamo, boh, no, probabilmente mi si andava di sotto, ok. Devo stare attento, tanto prima o poi sbaglierò e ci vado di sotto, Ok, quassù sembra più solido, non chiamartela. Vai, sali. Il nostro ingresso offerto dall'esercito persiano. Il nostro ingresso vuol dire qui. Io mi lascio andare. Sì, esattamente. Mi sa proprio di sì, infatti. Wow, bel lancio. Attenzione, cosa c'è da guardare? Trabucco? Non puoi chiamarlo catapulta come una persona normale. Il trabucco è un tipo di catapulta. Può scagliare proiettili più pesanti come questo e a distanze maggiori. Capisco, l'hai imparato al militare? L'ho cercato. Ma queste sono catacombe, cosa sono? Ci sei? Dove te? Dove? Oh, tieni fermo. Incredibile. Scendo. Vai. Sono quei due amiconi di Parashurama e Ganesh. Dove? Bello però, Bello, bello. Gli dei induisti non combattono solo contro i demoni, a volte litigano anche tra di loro. Mi sembra una lotta impari. Ganesh non è più niente. Poi, quanto pare. Devi fare la stessa cosa, probabilmente. Di va. Andiamo. Se basta saltà ho bisogno scendere anche lì. Bisogna scendere. Buono. Salto lì. E credo ci sia. Cioè, dobbiamo andare di va. O forse no. Andiamo prima di saltà a vuoto. Hanno provato a barricare l'entrata. Non che sia servito molto. Non si aspettavano che i persiani sarebbero calati dall'alto. Dopo due invasioni uno si aspetterebbe che fossero pronti a tutto. Magari non pensavano di venire. Quanto pare
bisogna andare a prendere via mare, via acqua, insomma. Là c'è qualcosa? Nulla. Comunque ragazzi, stranamente non ho ancora trovato se ci sono, perché sinceramente non mi sono confermato, l'ho dedotto da quando le trovai il primo dopo poco. Non ho ancora trovato i classici tesori così collezionabili. Meglio, no vabbè. Diciamo che non sono proprio un fan di questa serie. Allora, no, e mi sa che invece alla fine devo saltare di là. Proviamoci. Vabbè, no. C'è da fare un'altra foto. Dai, ma che roba di. No. Da scalare c'è qualcosa? Non mi sembrano fatte apposta per essere scalate, per le rocce lì. Qui nemmeno. No. Nadine, cosa mi dici? Guarda, si guarda intorno. Ah, qui, vai, trovo. Di qua. Chi sei qua? Ehi, guarda, armi. Avevi ragione, Nadine. Ancora questa tosse, evidente già dal video precedente. Direi che ci siamo quasi. Ehi, un'altra di quelle porte. Dunque, vediamo. Oh, bene. Meno male, vai, dentro 3D c'è da ritrovare una specie di timone. Dio, c'è questa cosa del fondo, non c'è niente, nulla, non è tipo trappola. Questo posto sembra una cripta. Una cripta. Tanto c'è da andare. Cripte e sepolture non sono una tradizione indiana. Preferivano scavare, insomma. È una bella cerimonia chiamata Anti-Eshti. In sanscrito significa ultimo sacrificio. Sacrificio? Il concetto è che i nostri corpi sono strumenti da restituire per chi è che c'è morta per il credente lì dentro. Molto romantico. O perlomeno l'hanno cati lì. Ehi, quassù. Va bene. Santo cielo. Gesù. È successo qui, l'ultima resistenza. Ah, ma non bastò a salvare il loro impero. Peggio per loro, meglio per noi. La nostra entrata. Nadine, mi dai una mano con questo? Certo. Via da lì, vecchio mio. Ecco fatto. Dopo ve le lavate le mani? No, perché ce l'avete un po' sudici. Boh, Dio Sid, poveraccio. Un po' di rispetto per chi non c'è più. Ci stiamo avvicinando. Vado spero prima di quei tizi. Non avrei mai visto se si potesse andare a sinistra. Vai, bordaci ancora. Questo è diverso. Che cos'è? Il mio istinto mi dice che è una sorta di meccanismo per aprire quella porta. Ok, a sinistra abbiamo Shiva che offre l'ascia a Parashurama, mentre a destra c'è Parashurama che taglia la zanna Ganesh. Aspetta, con l'ascia? Sì. Quella che Shiva, il padre di Ganesh, gli aveva offerto? Esatto. È incasinato. È una famiglia. Forza, apriamo quella porta. Addio, cosa c'è da fare? Beh, immagino che volessi provare. Ah, c'è da fare, bisogna giocare con l'ombre, eh? Ok. Il problema è che ci mettiamo qui. Spero di sbagliarmi, però mi sa. Quel pezzo si è allontanato. Cioè, o vanno messe. Probabilmente vanno messe così. Non c'è scritto lì, forse, non lo so. Guardiamo, perché non è semplice. Spostati lì. E devo andare anche di là. No, casino. Ho capito come funziona. Sì, anch'io ho capito il problema. Giusto. Vediamo che succede se li facciamo combaciare. Sembra divertente. Verbottino però, eh.
Sono andato a casa, adesso non so dove sono andato. De, madonna santa. Diciamo sì, ci si vede quando ho finito. Sperando di finire il prima possibile. Ale, vai, ce l'ho fatta. Vuoi, guardate comunque eventualmente se vi interessa come sono state messe. Così. Insomma, mi è aperta la porta. Ci ho messo un po', Una decina di minuti abbondanti. Per essere onesti. Ci siamo. Male, male sta tosse. Eccoci. Incrociamo le dita. Rinchiusi per sempre. Non lo so. Non farci ammazzare. Non sei divertente. Era troppo, Nadine. Si guarda, Nadine. Attenta. Magnifico. Che Shiva mi fulmini. Stavo per dirlo io. Ah no, no, va bene. Penso che andrà tutto bene. Bene? Dove diavolo è la Zanna? Non lo so, tutto questo non ha alcun senso. Ya, ce l'ha. Io e Sara vogliono farci girare a vuoto. Forse hai ragione. Ottimo. No, stammi a sentire. Ganesh è il simbolo di... Alebidù. E Shiva era il simbolo di... Belur. Che poi era l'antica... Capitale. Esatto. Forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio. E la capitale antica fu dimenticata. Quindi questa città era un'esca. E se la fecero saccheggiare per proteggere Belur? E il tesoro. Potrei scommettere che la Zanna non è mai stata qui. Mai. E dov'è Belur? Oh merda! Questo invece non era affatto previsto. Ce l'ho! La terra è andando ora! Damo! No, vai! Ma dove va? Pure c'è là! Devo morire prima poi, Non stavo pensando anch'io. Come sempre. Si manda in domo la fisica o comunque qualsiasi forza ci sia, nel senso. La materia che studia ciò diventa superfluo. Stai bene? Com'è che siamo ancora vive? Oh, puro talento. E un pizzico di fortuna. Oh. Ehi, bel lavoro, socio. Bel lavoro. Qua la mano. Gesù! E questo cos'era? All'altro. Dovresti vergognarti in eterno, sai? Ehi. Correggimi se sbaglio, ma... Qui non c'era un'enorme cascata. Sì, c'era. È vero. E quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate.
merito nostro, vero? Ah, beh, tecnicamente è mio. Stronzetta. Senti, scusa se prima sono... Ti amo, mi dice. Ah. Tranquilla. Sai, voi due sareste andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Senti, è difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi, ok? L'acqua viene convogliata verso il cancello. Dobbiamo seguire l'acquedotto. Ricevuto. Prendo posizione. Vai, saliamo. Per un momento pensavo che dovessi buttare. Dio, Dio, era lì sotto. Hanno allagato la città per proteggere i loro segreti. I soldati sapevano che fosse a volte la sincerità non va. L'importante è tirare fuori il 100% dai uomini. Credi che Azab tenga le truppe all'oscuro? Può darsi. Guarda questo orologio. Addio, vai, c'è da sparare un pulino. Tua sinistra, buttami sotto. Lui non si è accorto di niente, ragazzi. Ero lì che strangolavo il suo amico. Grazie. Vabbè. Ma era tutto sotto controllo. Sì, ma non devo divertirmi anch'io. Sopra di te. Ok, risolto. Addio. Oh, merda! Lasso! Sì. Maledizione! Scusatemi, non avevo capito che si stava cascando verso il nulla. Io che cosa devo fare? Infatti forse è così. C'ho questa sensazione. Bene. Dove cazzo? A riborda, a morire. Tanto lui non si può sconfiggere, diciamo, no? Per calare il matone lì, tipo. Non mi piace. Non mi piace, sto tornando, ok. Sì. Ah, ok. Credo. Aspetta, non se n'è neanche accorto. La provo ancora.
forza. Sulla linea di tiro. Quella specie di blocco incagliato. Che cos'è? Quassù, c'è un passaggio. Ok. C'è luce più avanti. Coraggi morti. Che brutta fine. No. Non lo so. Preferirei marciare in una cella che essere. Terrò presente. E ora, come diavolo usciamo da qui? Guarda su. Lo senti? Certo. Sì, ecco l'acquedotto. Stavo di connessione. Vieni qui, c'è una fenditura. Anima santa, lì. Poi schizzo preso, lì. Non me l'aspettavo, via. È quasi up, amicone. L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai assoldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che un poeta Oisla tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà. E poi sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere, veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. Boom. No, fate prima. Facciamola finita alla stretta. Tieni! Sei fiera di te? Sì. Sì. Andiamo. Abbiamo schivato tutte qua da dietro. Per governare un popolo devi prima generare il caos. Bene, Nadine. Io alimenterò la mia guerra civile, eradicando l'ignobile stirpe del giovane re. A cominciare da te. Prese! Tagliali! Figlio di puttana! Ho fatto la scala di sotto! Aggrappati! Ma che cosa? Qualunque cosa! Uno, vai!
Sì. Stai bene? Sì. Credo di sì. Ehi, fai piano. Sei svenuta quasi mezz'ora. Ma come mezz'ora? Si vede, tanto la pesa piccina, legnata. Oh, merda. Merda, Asaf ha preso il disco. Aspetta un momento. Dobbiamo andare subito. Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori. Non voglio sapere. È bello tu sia qui. Ora... ora siete in due, vero? Yeah. Ok. Andiamo a prendere il disco. E delle armi. E delle armi. Allora, a quanto pare, l'avevano levato anche le armi, via. Che prima ha detto, ma sei disparato, infatti, prima. A quanto pare non c'è ragione, sua Asaf. Insomma... wow, sembra il classico tipo alla mano. Vero? Ed è quello che vuole. Scommetto che anche gli occhiali sono studiati. È per sembrare innocuo o geniale? Entrambi. Ma è sveglio. Era dottore prima di passare alla causa. Ha rinunciato a una carriera lucrosa. Gli sembrava la cosa più giusta all'inizio. Ehi, ce la fai a proseguire? Sì, ce la faccio. Devo riprendermi un attimo. Quassù. Saliamo. Piano. Nell'altro. Tutto un salecchio. Il cancello è fatta. Apriamo quella porta. Cosa c'è dietro, sta a vedere, eh? Dovremmo avere qualcosa da lì dove c'è il buio. Quella è Torio. In realtà quella vacca è sacra. No, è una vacca. Oddio, Torio non è vero. Il custode di Shiva. Un po' più differente. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, merda. Asaf sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No. In che senso no? Sam Drake. No! Il suo esperto è Sam Drake! Già. Pezzo di... sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo... sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui? Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... addio! Bottonfade! Sfogati, non trattenerti! No, l'ho fatto! Sai una cosa, Nadine? Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì? O forse trovata la zanna, tu e Sam mi taglierete fuori. No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Povera Nadine, ah, comunque. Ti avrei detto tutto magari quanto a Sam. Magari dei ripelli effettivamente sembra che l'abbia messo... per... come usati un po' di... indomo, via. D'accordo! Un po' di esercizio mi farà bene! Merda. Capitolo 6, il custode. E io di conseguenza, con l'inizio di questo capitolo e di conseguenza la fine del quinto, direi anche di concludere questo video qua. Non so quanto sia durato, penso che tutto sommato sia l'aver pezzo del coso, che c'era quella sorta, chiamiamolo di enigma, chiamiamolo sì, con le ombre. Penso e spero 30-40 minuti, non di più, perché sennò ci metto 36 ore soprattutto per caricarlo, data la scarsa connessione che ho. Vabbè, a parte questa serie che sono cose comunque che, diciamo, a voi fregano relativamente o proprio niente. Insomma, Dio, non c'è che troviamo. Anzi, troviamo, diciamo. Insomma, arrivo alle conclusioni. Allora,
Diciamo che, come dico sempre, però è la verità, la storia si fa ancora più interessante e è stata ganza anche il discorso di, diciamo, dell'esca, nel senso, un po' troppo forse, però diciamo che è stata una cosa carina, il fatto di, della sanno fatta, nel senso che hanno girato a vuoto, ecco. E niente, sinceramente non so quanto manca, perché essendo uno spin-off, quindi come ho sempre detto più corto, di conseguenza non dovrebbe durare quanto diciamo un gioco originale, è comunque un po' che si gioca, siamo al capitolo 6, non so quanti capitoli siano, credo, non lo so, credo una decina forse, forse qualcosa di meno, non di più, non lo so, lo scopriremo. E quindi niente, appunto, la storia si fa sempre più interessante e vedremo poi cosa succederà, sono molto curioso sinceramente. Insomma, detto questo, arrivando alle vere e proprie conclusioni, come sempre, prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che come dico sempre, alla fine è la cosa più importante, perché per chi fosse interessato può rimanere aggiornato sui video che caricherò, soprattutto quelli inerenti a queste tre qua. Via, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo episodio, il quinto se non sbaglio. Ciao!